Gotcha. Mi capita di leggere Franzosini, l'ho riletto a lungo, e più lo rileggo più mi rendo conto che l'arte di Franzosini è l'arte del nascondiglio, probabilmente. Cioè, chi è Edgardo Franzosini? Nei suoi libri dov'è? Probabilmente non ho una risposta a questa domanda. So però dove possiamo rintracciare Franzosini, se proprio vogliamo trovarlo. Secondo me nei cantucci della letteratura, in quegli spazi vuoti, negli iliadi, delle storie, lì possiamo trovare Edgardo Franzosini, che si aggira un po' tra i nostri scaffali e nei suoi stessi libri, quasi da ospite. Edgardo Franzosini è quasi ospite nei suoi libri, perché nei suoi libri, nelle vite che racconta, perché Edgardo Franzosini poi ci dirà se accetta questa definizione, è un biografo, è tutto sommato una sonda dell'alterità. E si aggira però nascondendosi da covile a covile, da libro a libro, tra i nostri scaffali, come se fosse, mi hanno venuto in mente queste immagini, anche per via di questa capigliatura, adesso forse siete dei capelli, ma prima questo video di 24 ore in cui lui è illuminato dalle spalle. Senti, lo riprovano. Non avrei tagliato i capelli, non sei il primo. Allora c'è questa luce che illumina da dietro e si illuminano questi capelli bianchi. Allora una volta mi era sembrato simpatico dire che Edgardo Franzosini somiglia ad un acaro splendente, perché dell'acaro alla silenziosità è splendente, insomma, alla capigliatura. Va bene, saltando i preamboli, stasera presentiamo Il mangiatore di carta, che in realtà ha un gemello lontano nel tempo, perché esce per la prima volta nel 1989 per l'editore Sugarco o Sugarco, non si è capito se la pronuncia inglese o arancio di parole. No, Sugarco, perché Sugarco. Lui si chiamava Sugar, Piero Sugar, ah. Era okay. Insomma, il proprietario della questa casa di incenso. E poi vabbè, c'è una storia che racconterò, che tutti vogliono, che Pierantozzi ha accennato sulla genesi di questo libro, e vabbè, dopo lo racconto. Allora ci arriviamo. Giusto due cose, si tratta di una riscrittura, okay, se tu preferisci dire una rimasticatura, visto il titolo della storia. È cambiato tanto, la prosa di Franzosini è cambiata parecchio negli ultimi anni, sono passati insomma tanti anni, giusto che sia così. E lo diciamo, è sostanzialmente la storia di un mangiatore di carta, la storia di Johannes Biren. E anche in questo caso, giusto per addurre argomenti a ciò che ho detto prima, del fatto degli spazi vuoti delle storie, degli spazi bianchi delle storie, questa storia nasce da una digressione di un libro di Balzac, Oceani perdute. Verso la fine c'è questo paragrafetto in cui viene raccontata la storia di un favorito, così si intitola, ed è la storia di questo Johannes Biren, che insomma viene assunto dal barone di Goetz, che è al servizio del re di Svezia, Carlo XII. Come segretario, si trova quindi tra le mani dei documenti importantissimi da un punto di vista burocratico e da un punto di vista così diplomatico, se non che questo suo lavoro, forse è nato insieme alla carta, non fa che insomma aumentare l'amore che ha per questi documenti, tant'è che inizia ad assaggiarli. Magari iniziamo da qui. Che cosa significa, Riccardo Franzosini, mangiare la carta? No, per me nulla, perché non la mangio, quindi. Però no, ti posso dire qual è stata la ragione che appunto tanti anni fa mi spinse a scrivere questo libro, perché io sono un grande ammiratore di Balzac, soprattutto nella mia vita, e mi sono ricordato in quest'ultimo periodo, quando appunto andando
nelle librerie a presentarlo, ho ricordato un episodio della mia gioventù e ricordavo appunto di aver visto, poi dicono che la televisione fa male, ma io avevo visto quello che all'epoca si chiamava sceneggiato televisivo francese, ed era proprio Illusioni perdute, e qualcosa mi aveva colpito. Intanto mi aveva colpito il fatto che il protagonista, quindi Lucien de Rubempré, era interpretato da questo attore francese, poco conosciuto, che era invece diventato una specie di vedette alla TV italiana in quegli anni, perché era il protagonista del famoso Belfagor, che era un... voi siete molto giovani, insomma, ma per la mia generazione Belfagor fu questa terribile rivelazione. Alla TV c'erano delle cose che potevano anche far paura, mentre prima, sai, la TV italiana c'era sempre la volontà di rassicurare, eccetera. Adesso poi rivisto, se lo vedete, perché quello fa sorridere, è una cosa ridicola, ma all'epoca. E quindi io ricordo che andavo a letto, avevo 12-13 anni, una certa paura. E rivedere poi appunto con le fattezze questo Lucien de Rubempré, probabilmente non fece altro che farmi amare ancora di più il personaggio. Poi c'è un'altra cosa legata a questo Belfagor che voglio raccontarvi. Io sono un grande divagatore, quindi vabbè, perdonatemi. Perché in questa storia che veniva raccontata, di cui poi io naturalmente mi sono dimenticato quasi tutto, crescendo, eccetera, tranne una cosa, mi ricordavo perfettamente questa sequenza quasi iniziale dove il protagonista andava al mercato delle pulci, incontrava un signore anziano, il quale lo invitava a casa sua, apriva un armadio, e nell'armadio c'erano tante scatolette. Lui apriva una scatoletta, vedete, questo è il 1976, apriva, e all'interno della scatoletta c'erano una serie di ritagli di giornale con le idee, con le notizie più bizzarre. Io mi sono scoperto dopo tanti anni di essere diventato una specie di alter ego, perché anch'io nelle mie storie vado sempre a prendere cose particolari, ho un archivio dove ci sono tante storie che sono lì, che qualcuna prenderà vita, qualcuna no. Però è appunto la cosa particolare che di questa sequenza era stata l'unica che era rimasta bella, precisa, così, quindi in qualche modo avevo anticipato il mio destino. Però dunque eravamo partiti da Lucien de Rubempré. Lucien de Rubempré, che è un personaggio appunto quello della Illusioni perdute, un grande personaggio della letteratura. Oscar Wilde diceva che uno dei suoi più grandi dolori era stata la morte di Lucien de Rubempré, no? Ma io, quello che mi aveva colpito poi leggendo il libro di Balzac è che sarà un libro di 300 passapagine, a un certo punto lui si fermava, Balzac, e in due pagine raccontava, anche abbastanza, era quasi pretestuoso, raccontava la storia di John Hester Byrne, del mangiatore di carta. E per quale ragione si arrestava? La ragione che io ho creduto di trovare in questo suo strano, questo suo angolino, come li chiami tu, in cui si era fermato per raccontare una storia, era che nella storia di Byrne c'erano racchiuse quelle che erano le sue due ossessioni più grosse, quelle di Balzac, che erano il cibo e lo scrivere, no? Due ossessioni, due attività che lui dice cominciavo con disperazione e lasciavo con dolore. Sul cibo io poi ho scritto, l'ho in qualche modo cercato di raccontare, ci sono appunto queste
testimonianze del suo editore, un certo Verdet, che parla di questi pranzi incredibili, di pantagruelli. Poi Verdet, lui personalmente era uno che mangiava carni bollite, brodini, minestre, eccetera, quindi era abbastanza colpito da questa fame che aveva Balzac. Questo per quanto riguarda il mangiare. Poi, ancora più interessante per me in quanto scrittore, era la sua attività appunto di scrittore, quella che lui raccontava, diceva, parlava del suo studio come dell'inferno, della carta e dell'inchiostro. E aveva una capacità di lavoro forsennata, cioè lui pare che andasse a letto verso le 8 di sera, poi si svegliava verso le 2 di mattina, si metteva su questo un saio così proprio della monaco, da martire quasi della scrittura, e cominciava a scrivere, poi per tutta la notte fino alla mattina, alle 8 alle 9 usciva, faceva una breve passeggiata, ed è lì che io lo incontro, perché poi nel libro appunto c'è il narratore che facendo un salto di 100 anni e anche di parecchi chilometri riesce a incrociare il Balzac. Poi tornava a casa verso le 9, gli arrivava il solito Verdet, cioè questo suo editore, che gli portava le bozze che erano state stampate e che si riferivano al lavoro del giorno precedente. Balzac gli consegnava il lavoro della notte passata. Erano bozze, poi pare che diceva sempre Verdet o qualcun altro, adesso non ricordo bene, che sembravano fuoco d'artificio disegnato da un bambino, perché erano pieni di asterischi, numeri romani, numeri arabi, stelle, eccetera, perché si riferivano tutte a correzioni, variazioni, così. Il povero editore, il povero tipografo, spesso doveva addirittura confrontarsi con 27 prove diverse. Cioè, uno scrittore, ma lo sappiamo, insomma, e la sua Commedia umana ha 3.000 e passa personaggi, se contiamo non solo i personaggi principali, ma quelli secondari e anche gli animali. Qualcuno si è messo a fare questo conto, che è una cosa terribile. Pensate, sono 91 romanzi, quindi lui ne aveva poi previsti 137, una cosa mostruosa. E io ho pensato che appunto questo suo rapporto con la carta e l'inchiostro dovrebbe essere conflittuale, nel senso che la sua più segreto desiderio era proprio di mangiarsela questa carta, di farla sparire in qualche modo. Infatti lui tentò poi una serie di, oltre allo scrivere, che poi era ovviamente la sua passione, la sua ossessione, non l'avrebbe mai lasciata, ma così in qualche modo mentiva con se stesso e cercava altri tipi di attività, ma le più strampalate. Aveva cercato di estrarre argento dalle miniere della Sardegna, aveva avviato un'attività di vendita di cocomeri e frutta, si era messo in testa di fare una mai ben specificata speculazione in Brasile, che diceva che l'avrebbe fatta proprio, che era folle, l'avrebbe fatta in quanto, proprio perché folle. Comunque, tutte queste cose per raccontare che Balzac aveva questa ossessione, e lui dice una cosa che io sottoscrivo, perché poi tutti i miei libri partono sempre da un'ossessione, cioè sono sempre personaggi che hanno un'ossessione. Balzac diceva: un uomo senza ossessioni non conosce ciò che di grande può riservare la vita. Quindi appunto la ragione, il fatto che mi ha spinto a scrivere è proprio perché secondo me c'era una ragione segreta nel fatto che Balzac si fermasse e raccontasse
si fermasse, cioè, questo suo fiume di racconto perdute, per raccontare questa storia che era minima. Poi la storia era anche abbastanza divertente. Era una storia che adesso, rifacendo il libro e guardando su internet, perché su internet si trova tutto, ho trovato anche la fonte perché, di Bazar, perché Bazar non aveva seguito, diciamo, il manuale classico di storia, perché Biren è un personaggio realmente esistito, ma la storia, diciamo, che lui mangiasse la carta, i manuali di storia non la raccontano, dicono che è diventato duca di Curlandia, eccetera, eccetera. Balzac l'ha trovato in una specie di un dizionario educativo historique, una cosa probabilmente di terzo o quarto livello, no? Scritta da un autore settecentesco di nessun valore, però lui l'aveva presa, fatto appunto che ci fossero queste due ossessioni che erano le sue, il mangiare e lo scrivere, lo aveva spinto irresistibilmente a raccontarlo. Effettivamente non si può non parlare di Balzac, in quanto, cioè, il libro è su Ernest Biren, la sua vicenda, ma Balzac ritorna a più riprese. Sì, è scritto su due piani diversi. Che sono comunque ben bilanciati, nel senso che si parla dell'uno e dell'altro con una cadenza quasi, si potrebbe dire, matematica, anche se poi insomma c'è una parte iniziale, l'incipit inizia proprio con questa sorta di ripresa dall'alto su Balzac, poi soltanto successivamente si arriva a Biren. Però questo fatto qui del mangiare è tutto sommato la storia di due fagocitatori, no? Sì. Le scene che descrivono i pasti di Balzac ricordano molto, almeno a me hanno ricordato quelle scene di La vita di Samuel Johnson, di James Boswell, quei pasti di questo grande intellettuale, questo grande punto di riferimento della cultura dell'epoca inglese, che però nelle locande inglesi mangiava con una grazia suina, diciamo. Balzac probabilmente, non so, forse non aveva questa grazia suina, forse sì, certo che però il risultato è un po' quello, no? Sì, no, pare che, cioè, se non alla fine del pranzo, ma alla fine dell'altra attività, cioè dello scrivere, aveva, qualcuno dice, un'espressione un po' del, quello, non proprio del suino, ma del mercante, talmente affranta, talmente. E poi pare, sempre per parlare in maniera nell'ambito animale, che appunto quando finiva queste sue 10, 12, 13, 14, non si sa più quante ore di lavoro, dalla sua pelle, no, trasudava, come nella stagione invernale dai cavalli, il vapore, poi era un uomo anche piuttosto grosso, e quindi qualcosa di animalesco, beh, ma in effetti una persona che scrive un numero di romanzi e che inventa un numero di personaggi tali che qualcuno disse che aveva fatto, voleva fare concorrenza allo Stato civile, perché c'erano talmente tanti, e insomma è uno scrittore che a me piace molto, che è Daniel Kish, che ha detto una cosa interessante parlando di un altro scrittore e di un altro libro soprattutto che io amo tantissimo, che è Bouvard et Pécuchet di Flaubert, ha detto che Flaubert con Bouvard et Pécuchet finalmente ha dato una nuova chance, una nuova possibilità al romanzo, che dopo Balzac sembrava averle esaurite tutte, nel senso Balzac era riuscito a parlare di tutto. Questo discorso delle due facce della stessa moneta, questo, che poi sono un po' due facce della stessa moneta, se vogliamo. Sì. Sembra quasi un tarlo che ricorre spesso e volentieri nei tuoi libri. Non tanto come bipartizione intesa comunemente, è quasi una bipartizione che avviene
nel nome, quasi, nel nome o molto spesso nel nomignolo. Io penso ad esempio agli pseudonimi che non mancano mai nei tuoi libri, lo stesso Biren ha diverse pronunce, Biren, Bigon, eccetera, eccetera. Balzac ha questo nome secco. Sì. Che negli altri... lui poi se l'era un po' più adattato, perché lui di Balzac, ma quindi in realtà si chiamava Balzac, forse il padre Balsa, quindi era un nome che aveva cercato di rendere un po' più aristocratico e di cambiare. Ma il, guarda, il nome a tutto quello che si può chiamare con una sola parola, maschera. Forse se si dovesse dire, dovesse dare, oddio, insomma, comunque, se dovesse riassumere tutti i miei libri con una parola o con un'immagine, è maschera, perché tutti i miei personaggi hanno una maschera e o comunque hanno uno pseudonimo, appaiono in un modo e sono un altro. Anche lo stesso mio utilizzo spesso, il documento, quello falso, non so, spesso i documenti storici a cui accenno anche qua dentro non sono veri, sono inventati. Sono, spesso appunto mi dice qualche lettore, mi dice guarda, quel passaggio che riguarda quel personaggio l'hai completamente inventato. No, quello magari è vero. E il contrario succede, che cose che sembrano invece false, è il contrario. Insomma, io su questo ci gioco, quindi la maschera, lo pseudonimo, mi ha sempre interessato, a cominciare appunto dal personaggio di Bela Lugosi, che è questo attore che interpretava peraltro tanti personaggi, ma soprattutto il vampiro, il Dracula del vampiro, e che era, aveva finito per essere svampirizzato dal suo stesso personaggio, tanto che lui morì in questo letto d'ospedale di Los Angeles dicendo la frase: ma io non sto morendo, perché io sono il conte Dracula, io sono immortale. A quel punto il personaggio aveva talmente, si era talmente sovrapposto all'individuo, tutto in qualche modo si mischiava. Ma tra l'altro, adesso mi viene in mente, anche Balzac era nel suo fuore di scrittura, confondeva la realtà con la fantasia, quindi gli amici spesso qualche volta facevano qualche scherzo innocente e gli dicevano guarda, sta arrivando Madame Arneff, che era poi una protagonista di uno dei tanti suoi libri, e lui diceva: vieni, falla entrare. Oppure, una cosa incredibile, che pare che sul letto di morte lui chiese di poter, quando era disperato, chiese di poter essere curato dal dottore quello che nella Commedia umana si preoccupa della salute di tanti personaggi. Quindi confondeva anche lui questa storia. Abbiamo parlato di documenti fittizi. C'è una lunga tradizione che riguarda questa letteratura, se vogliamo, dell'ambiguità, in cui davvero non riusciamo più a capire cosa sia vero, cosa sia falso, e dopo 5 o 6 pagine non ce ne frega neanche più, si continua a leggere tranquillamente. Sì, certo. C'è, abbiamo parlato di Bela Lugosi, c'è proprio verso la fine di Bela Lugosi. Franzosi inserisce questo documento, la relazione di un convegno che si è tenuto ad Oslo, o che probabilmente, chissà, ed è una relazione, cioè, chiaramente un pazzo, e questa relazione parla, siccome si occupa, insomma, si parla delle macchine, del progresso delle macchine, e Bela Lugosi è un libro che tutto sommato alla fine parla anche del cinema e del rapporto della persona con la cinepresa, con la macchina cinematografica. Non a caso ci sono anche dei rimandi al Serafino Gubbio di Pirandello, certo. Ovvero questa macchina che
che imprigiona attraverso l'obiettivo una tigre, io mi ricordo questa scena di Libre Pirandello, una tigre a sua volta in gabbia, questo gioco di gabbie, mi ricordo un po' Borges. Yeah. Vabbè, ma ritornando, allora praticamente si dice che questo progresso delle macchine, come un po' quelle persone che credono che scattando una foto io posso catturare la tua anima, un po' credevano che il vero vampiro, cioè da quella, ciò che emerge è che il vero vampiro che trasforma in vampiro Bela Blasco è in realtà la cinepresa. La cinepresa è il vampiro di Dracula. Secondo te sì, potrebbe essere una chiave di tutto? Ah beh sì, certo. E se la vogliamo aggiornare, invece di parlare della macchina da presa, possiamo parlare della telecamera. E beh sì, quanti personaggi sono stati vampirizzati dalla telecamera e non hanno più avuto una vita loro normale dopo essere stati davanti magari per 10 minuti a un obiettivo di una telecamera televisiva. Sì, no? È chiaro. Chiaramente, vabbè, è chiaramente una metafora, ma però è vero che siamo così, siamo smarriti davanti a certe cose. E comunque io quando parlo appunto di questo, quando parlo di Berlusconi, quando parlo di anche di Eva Bugatti, eccetera, vado sempre cerco sempre di andare al di là appunto dell'eccentricità dei personaggi, che sono chiaramente personaggi eccentrici, perché devono avere sempre qualche cosa, una condizione umana che in loro viene, come dire, ingigantita, deformata, eccetera, ma che è la condizione umana non di mostri, ma di persone che ne hanno sviluppato così in una maniera quasi, come dire, che si è sviluppata in loro in una maniera un po' distorta, un po' deformata, ma che però è la condizione umana di tutti, appunto, la condizione di Bela Lugosi, che muore pensando di essere conte Dracula, è ingigantita la condizione di persone che magari appunto per poter stare davanti passare in televisione per 5 minuti potrebbero dare la vita, ecco. Però c'è un argomento secondo me da affrontare, questo discorso sui nomi, sui pseudonimi, è qualcosa che comunque ti tange anche da vicino. Cioè, Bela Lugosi in realtà è un libro, è il primo libro, è l'esordio di Riccardo Franzosini, che esce nel 1984 per un piccolo editore milanese che si chiama Tranchilla, no? Tranchilla. Per cui in realtà Franzosini ha collaborato anche in una collana di libri, anche quei libri, una collana, un centinaio, forse 100, proprio 99, anche molto laterali, molto marginali, se c'erano dei grandi nomi erano delle opere comunque meno conosciute. Sì. Però Riccardo Franzosini pubblica per la prima volta Bela Lugosi, ma sulla copertina compare questo nome, Edgar Lander. Sì. Non è Riccardo Franzosini a comparire, sì, sulla copertina. Quindi Riccardo Franzosini ha avuto, ha solto un pseudonimo, mi chiedo non sia stato un trauma. E anche una biografia, sì. Sì. No, trauma letterario ovviamente, non, beh, male. No, ma lì furono delle idiozie editoriali. Sì, no, delle considerazioni così molto pratiche da parte di questo piccolo editore che mi dice: guarda, con questo nome Riccardo Franzosini non venderemo una copia. Non è che ne avessimo vendute troppe, neanche troppe come Garlande, però lui era contento. E allora ci inventammo appunto Edgar Lander, vissuto molto a Berlino e a Zurigo, città che naturalmente non avevo mai visto neanche solo. E quindi è tutta una storia. E la cosa divertente fu che, questa forse non l'ho mai raccontata, adesso, cioè, che presentammo questo libro, sai, eravamo più che altro amici, io e questo piccolo editore, quindi facevano anche un po' per divertirsi, per voglia dire. Quindi presentammo questo libro in questo luogo milanese e lui mi disse: beh, dobbiamo fare una cosa di cui si parlerà, quindi tu
ti metterai un mantello e uscirai da una bara. Io ho detto, vabbè, si può fare, si può fare. Difficoltà a trovare la barra, perché non è che uno, infatti, si telefonava e dice, ma così non si potrebbe noleggiarla, no? Era, guarda, e tutti poi avevano delle reazioni del tipo, guarda, non scherzi, sono cose serie, no, con la morte, no, ma non siamo scherzati. Ma alla fine l'abbiamo trovata, non so come, l'abbiamo trovata. Allora io mi metto questo mantello, no, poi parlo, non sai, di raffinato scrittore, ma queste cose appunto le racconto perché ormai, che poi raffinato scrittore è sempre come esempio un eufemismo per dire uno che, non, che vede poco e che è pallone. Comunque, allora, niente, la sera, però vi assicuro che mi sembrava una cosa semplice da fare, però non è facile entrare in una barra. E allora io ho cominciato a bere un po' qualche whisky, perché non è semplice, anche se uno dice, beh, stiamo scherzando, no? Però alla fine appunto con un po' di alcol in corpo sono entrato in questa bar e mi presentò il mio amico Gianfranco Manfredi, che voi non so se è stato un cantante, è stato un po' tutto. Scrisse la prefazione dall'introduzione. Sì, a quell'epoca è stato un cantante, un attore, un fumettista, forse adesso è abbastanza famoso per quello, perché lui ha inventato il personaggio di Magico Vento, esatto. Ma poi è stato anche attore, è stato anche cantante, ha fatto questo album che era all'epoca negli anni 60, aveva fatto un certo zombie di tutto il mondo, unitevi. Aveva lavorato con Ricky Giacomo, comunque è un personaggio particolarissimo, e che mi presentò anche quella sera lì, no? E finì la sua presentazione e diceva, ecco, adesso scoperchiamo la barra e avete due possibilità: o gli fate una domanda o gli ficcate un picchetto nel cuore. Per fortuna mi fecero la domanda, ma quello fu una, adesso lo ricordo con piacere. Tra l'altro, incredibilmente, se andate su internet c'è una foto di quella sera, perché è successo una cosa molto strana, che una volta presentavo il libro con Alcide Pierantozzi, che è questo scrittore, e alla fine della serata qualcuno gli si è avvicinato, e non ho capito ancora chi, e gli ha dato una foto di quella serata. E quando due o tre mesi fa lui mi ha fatto una lunga intervista proprio su questo libro che ha pubblicato Rivista Studio, mi disse, dammi, devi dare il permesso di pubblicare quella foto. Io non volevo. E poi alla fine l'ha fatto lo stesso. Comunque, da una barra è anche difficile uscire, ovviamente. Sì, cioè, forse non sono ancora uscito. Ci sono delle cifre stilistiche. Poi non hai risposto su quel fatto lì del biografo. Non so se tu ti senti un biografo. Ma sì, nel senso che, come diceva il Marcel Schwab, che è uno scrittore delle vite immaginarie, lui parlava del biografo e diceva che la forza del biografo sta nella scelta. Anch'io sono uno che fa queste biografie e fa le sue scelte. Naturalmente scelgo cose che magari un biografo così, di quelle che fa biografie classiche, non farebbe, non fa le mie stesse scelte. Magari un personaggio vado a prendere un lato particolare, come dire, magari enfatizzo un episodio della sua vita che è marginale e il contrario, e faccio il contrario, un episodio che è fondamentale lo risolvo in poche righe. E quindi sì, io parto dalla biografia per fare un'antibiografia, cioè nessuno
cioè, quando parlo di Lugosi, di Ingmar Bugatti, di Biren, parlo di personaggi veramente esistiti, ma io un po' stilizzo, c'è questa frase di questo scrittore, si chiamava Max Aub, non ho mai capito come si pronunciasse, che ha scritto questo libro importante per tutti i biografi di vita immaginaria, ha scritto questa storia di Giuseppe Torres Campalán, che è un pittore. Se qualcuno di voi conosce un po' la storia dell'arte, conoscerà chiaramente Giuseppe Torres Campalán, no? Penso che qualcuno lo conosca. No, non lo conosce nessuno perché è completamente inventato. E non solo, lui fece una cosa di una biografia di 200 e passa pagine, inventando appunto questa storia. Giuseppe Torres Campalán è un personaggio inesistente. Tutti gli altri invece sono Picasso, Matisse, eccetera. La cosa, se volete, in particolare è che poi il gioco andò avanti fino a che lui stesso, cioè Max Hope, divenne Giuseppe Torres Campalán, perché fece una serie di quadri, fecero anche due mostre importanti a Città del Messico e a New York. Erano quadri che faceva lui, anzi che pare che lui si facesse suggerire i colori dal nipotino di 4-5 anni, tanto per rendere ancora più casuale tutto. E comunque alla fine Giuseppe Torres Campalán era nato, anche se era completamente inventato. Beh, comunque Max Hope dice una frase che a me piace molto, che sintetizza secondo me quello che io cerco di fare. Lui dice: mi piace confondere la realtà con la fantasia, il sogno con quello che è invece l'incubo. Mi piace confondere il giorno con la notte per arrivare camuffato, io questo camuffato lo voglio sottolineare, camuffato all'irraggiungibile verità. E come dire, sembrerebbero come scolpiti nel marmo quelli che possono essere così i miei canoni di biografo, cioè io confondo un po' tutto per arrivare camuffato alla irraggiungibile verità, perché la verità non la raggiungo io, che appunto che parlo di personaggi e mescolo un po' quello che è vero e quello che è falso, ma non la raggiunge sicuramente neanche il biografo, quello che spulcia tutti i documenti, che riesce a sapere di un personaggio tutte quelle che lui pensa che siano stati tutti gli avvenimenti della vita, cioè, non si riesce a raggiungerlo, perché ognuno, nessuno, tanto meno noi stessi, ci si può conoscere, tanto meno un estraneo fa molto fatica a farlo. In questo senso mi capitava di pensare ad Edgardo Franzosini come un confutatore del genere biografico, ma la sottigliezza sta nel fatto che Edgardo Franzosini confuta la biografia attraverso la biografia, quindi una sorta di sabotatore della letteratura o comunque di un genere letterario, e questo è sempre una cosa salutare per la letteratura, evidentemente. Ma tu hai pubblicato altri libri, tanti altri libri con l'editore Adelphi. Uno spirito aleggia nella casa editrice Adelphi, che è quello di Roberto Bazin. Bazin diceva, quando insomma è nota, Bazin scriveva note a piedi pagina, essendo insomma un non scrittore contro la scrittura, insomma diciamo così, contro la scrittura. Scriveva note a piedi pagina, era un altro che si andava a ritagliare un po' i margini delle storie, forse questo in comune ci potrebbe essere, delle non storie. Però diceva, è suo quel pensiero sul libro unico. Quando Bazin parlava di questi autori che scrivevano o che hanno scritto questo libro unico, nessuno mai ha detto che questo libro unico non potesse essere suddiviso in scaglioni.
in più parti, quindi. E mi sembrava che Edgardo Frantosini potesse essere in questo senso uno scrittore di un libro unico, questa unica grande enciclopedia di vite, questa una sorta di dizionario enciclopedico biografico, e che facevano parte effettivamente di un libro unico. Ti senti scrivere un libro unico? Ma in certo senso sì, ma so che anche il grande Dino Buzzati riproveravano di scrivere sempre gli stessi racconti, e lui dice ma non sarei coerente, ma non sarei soprattutto sincero con me stesso se scrivessi qualcos'altro. Anche per me, io sento di più o meno, l'ho fatto forse inconsapevolmente, sì, ma di aver comunque non scritto sempre lo stesso libro, ma di aver scritto tanti capitoli di un solo libro, sì, però senz'altro. Per adesso sono usciti due libri, secondo me, tanto diversi da loro, e adesso la butto un po' dal punto di vista organizzativo, stilistico dei libri di Frantosini. Sotto il nome del Cardinale, un libro anche molto faticoso, riguardo sicuramente la scrittura di un libro molto faticoso. Forse anche come lettura. No, come lettura, dipende. No, ma è vero. Però aveva un senso quel libro. È un po' il punto, il vertice alto della... di un espediente di una cifra stilistica di Frantosini, cioè l'utilizzo dell'apparato delle note, per rimanere in ambito di nota a piedi di pagina, non tanto come un convivio, un compendio, qualcosa che possa far ritrovare nozioni al lettore, bensì come un posto in cui il lettore smarrito si smarrisce ulteriormente. Quindi assolutamente delle note a piedi pagina che sono dei depistaggi narrativi, anzi il luogo della narrazione, dove molto spesso la narrazione non accade nel testo e magari accade in note. Ho citato sotto il nome del Cardinale perché è il libro in cui questo artificio, diciamo così, stilistico è praticamente portato ad estreme conseguenze. Ci sono dei rimandi dettagliatissimi a libri, fonti letterarie, anche perché si tratta di una riapertura ideale di un processo di Frantosini affronta questo falso storico che grava sulla figura di Giuseppe Ripamonti, che era una fonte dei Promessi Sposi, forse la fonte dei Promessi Sposi. A un certo punto esce quest'altro libro, che poi è il libro successivo, cioè Questa vita tuttavia mi pesa molto. Sì. Vabbè, io parlo in Adelphi, poi dopo parleremo di cosa c'è nel mezzo. Come realizzazione, sì. Esce però in mezzo ai due libri, esce sul Monte Verità, che però è un libro che avevo scritto in precedenza, che mi ero trascinato per tanti anni, che è stato anche poi la ragione per cui per tanti anni non ho scritto, perché a un certo punto ho fatto una cosa che nessun scrittore degno di questo nome deve fare, cioè si mette a tavolino e dice adesso scrivo il grande libro della mia vita. E sono fallimenti già in partenza, infatti è stato un libro, un fallimento che però voglio dire, farà parte anche quello di questo famoso libro unico e aveva anche lui le sue ragioni, ma era stato un libro sì che mi aveva veramente impegnato tanti anni, appunto nello sforzo poi di fare qualche cosa che però forse non era, forse non avevo le idee ancora chiare. E poi io dico sempre che tutti gli scrittori hanno la loro misura, forse la mia è quella del libro breve e non quella invece era un libro che aveva un numero di pagine superiore. Forse appunto la mia tecnica di divagazione, appunto io sono uno che appunto divaga all'interno delle storie eccetera eccetera, forse riportata con un numero di pagine così alte aveva disorientato il lettore, forse così è, quello è successo. Adesso ne parliamo, c'è anche un aneddoto molto importante, la dico al Monte Verità, però faccio un passo indietro. La domanda era, sotto il nome del Cardinale, grande apparato di note,
a un certo punto esce questa vita tutta mia, pesa molto, Riccardo Franzosini rinuncia alle note, non era mai successo prima, no. Da Bela Lugosi poi non era mai successo. Che cosa significa per Riccardo Franzosini lo spazio letterario della nota a piedi pagina e cosa è successo da Se questa tutta mia, Se questa vita tutta mia pesa molto in poi? No, aspetta, la prima domanda mi dicevi così? No, è una domanda. Cioè, che cosa significa lo spazio della nota a piedi pagina come spazio letterario per te? E che cosa è successo poi in quest'altro libro? Sì, sì. Ma la nota a piedi pagina per me è importante perché diventa sempre un controcanto, un falsetto, ironico, una sottolineatura, qualche cosa che rifrange un po' l'immagine che magari avevo dato in una pagina, poi nella nota magari cerco anche di capovolgerla. E quindi era importante. Quando invece ho scritto quel libro di Rembrandt Bugatti, che poi è stato un libro che ho scritto, a differenza appunto del Monte dell'Eredità, ho scritto in pochi mesi, probabilmente, poi vi dico, l'ho scritto in pochi mesi, ma la storia di Rembrandt Bugatti me la portavo dietro da anni. Io ogni tanto vado a vedere i miei vecchi taccuini così, e vedo che c'erano anni e anni che quella storia l'avevo dentro. Poi a un certo punto qualche cosa, senti cos'è, che hai trovato il tono giusto, come scriverla. E lì, non so, secondo me, sai cos'è? Che è forse il mio libro meno ironico. E allora, è proprio questo, perché l'ironia è legata alle note. Quindi cioè, lo spazio del... è il mio libro, mi hanno detto, più malinconico. Sì, certo, è anche più drammatico. E forse era questo. Le note per me sono lo spazio ironico, ludico, chiamiamo, un momento... arresto la narrazione e mi metto così un po' a scherzare spesso. Ma ti sei sentito alleggerito da... sì, sì, però adesso io ho rifatto il libro che uscirà adesso, che è un libro che è per certi versi un unicum nella mia tipo di scrittura, perché per la prima volta tutti mi rimproveravano, tra virgolette, di parlare sempre di personaggi poco conosciuti, sconosciuti, eccetera. Ed era vero. Stavolta mi sono voluto confrontarmi con un personaggio che ha delle dimensioni mitiche, cioè con Arthur Rimbaud, cioè praticamente la poesia, cioè il mito. E ho scritto questa storia, naturalmente non mi chiamerei Riccardo Franzosini, se o Edgar Lander, se non fossi, se non avessi però cercato anche qua una storia un po' particolare, perché ho raccontato la storia che pochi conoscono del soggiorno a Milano di Rimbaud. Rimbaud rimase un mese a Milano, ebbe un rapporto, non penso d'amore, comunque io su questo non ho insistito molto, ma comunque ebbe un rapporto con questa signora, questa vedova, che abitava al numero 39 di Piazza del Duomo. Ed è una cosa che, tanto mi aveva incuriosito perché pochi ne avevano parlato. Oddio, non c'era molto, lì, quindi ho dovuto un po' divagare, ecco, quello sì. Ma la cosa interessante è che lui arriva a Milano, e ci sta un mese appunto, nel 1875, che è un anno cruciale nella vita di Rimbaud, perché è l'anno in cui lui rinuncia alla letteratura, in pratica. Cioè, genio, si può parlare di genio, che scrive delle poesie che hanno influenzato tutta la poesia da lui in poi. Li scrive in 4 anni, da 17 a 21 anni. Poi nel 1875, basta. Da quel momento in poi, se qualcuno gli parla di poesia, dice ma quelle sciocchezze, lo infastidisce solo. Però lì a Milano ha l'ultimo sussulto di interesse per la letteratura in generale e per la sua opera, perché a un certo punto lui scrive una lettera, ed è lì un po' che gira tutto,
a un suo amico, il famoso amico Ernest Bilai, e gli dice di mandargli una copia della sua Saison à l'enfer perché vuole farne dono a questa signora. È l'ultimo momento, poi da quel momento in poi di letteratura non vuole più saperne. E quindi poi ho cercato di raccontare questa storia e qua ho fatto tantissime notti. Sono tantissimi, mi sono divertito. Rideremo tantissimo. Ma non lo so, so che sì, perché naturalmente io cerco di smontare un po', non dico Rimbaud perché non si può smontare Rimbaud, perché, un po' però il mito di Rimbaud, quello per cui sei è stato un po' tutto, no? Il tutto è il contrario di tutto, è stato, cioè, per i cattolici è stato addirittura un mistico. Per quelli marxisti, se ce ne sono ancora, era stato quello che aveva in qualche modo preconizzato la dittatura del proletariato, insomma, hanno visto tutto in Rimbaud. È chiaro che allora io ho cercato in qualche modo di così. Non dico di ridimensionare perché non ho la forza di ridimensionare, però di raccontare facendo anche un po' di ironia. E proprio per questo le note si sono sviluppate. Ti dico che anche a 4-5 giorni dal si stampi, responsabile di questa collana mi ha detto: ma si potrebbe qua, parlavo di un luogo di Milano, no? Perché è una storia di Rimbaud, ma naturalmente parlo molto di Milano, e ma si potrebbe qua allargare, cioè, alla fine ho fatto altre due note, il testo è rimasto così, però ci ho fatto altre due note perché probabilmente appunto con quel tipo di scrittura, appunto, una scrittura, cioè una scrittura, un modo di affrontare la storia di Rimbaud, che vuole essere anche un po' ironica, ci volevano le note. Con Rimbaud Bugatti, e niente, è una storia che tanti hanno detto molto malinconica, ed è vero che è una storia drammatica, e questo probabilmente ha fatto in modo che di notte non ce ne fossero. Vuoi fare un'ultima domanda? Non nascondi a nessuno, oggi l'hai ripetuto, ma lo ripeti tranquillamente, sotto sul Monte Verità tu lo consideri, insomma, un fallimento, l'hai appena confessato. Ora, a parte il fatto che mi sembra un ottimo esercizio di autocritica, spero che tanti autori di Bercoli che riempiono le nostre librerie ne prendano uno spunto. Volevo sapere, e così ci racconti un ultimo aneddoto, se ti è mai capitato di difendere questo fallimento. Eh sì, mi è capitato una volta proprio sul Monte Verità, perché il Monte Verità è stata questa comunità all'inizio del Novecento che ha ospitato tutte le utopie possibili e immaginabili di quel periodo, che poi sono diventate tutte le utopie del Novecento. E incredibilmente questo posto dov'è? In Svizzera, anzi il Canton Ticino, che è Svizzera due volte forse. Che io poi vi dico così, ma io l'amo molto, perché io le vacanze le passo lì, la gente poi non lo capisce, però sono posti meravigliosi. Poi gli svizzeri sono tutti particolari, se volete io con mia moglie abbiamo passato due capodanni in Svizzera. Io non sono mai stato un amante dei botti, però vi assicuro che passare il capodanno nel assoluto silenzio dai primi. Quindi ho detto: adesso abbiamo fatto due volte, non ci andiamo più. Poi detto questo, no, l'aneddoto è questo. Questo Monte Verità adesso è diventato, cioè il luogo dove c'è il Monte Verità è diventato questo albergo molto bello, un albergo, non so, 4, 5, 6 stelle,
favolosa. Io ci ho mandato prima, prima di venire, di andare una sera a presentare il libro, mangiai una volta un risotto e mi costò un occhio della testa, che poi non era neanche particolarmente buono. E comunque andiamo lì e alla sera, ospiti dell'albergo, grazie a Dio, e so che alla sera quando stavo andando a letto, guardai mia moglie e disse: beh, oggi me lo sono veramente, cioè è un bellissimo albergo, siamo qua, ma me lo sono veramente meritato stavolta, perché io mi sono trovato davanti a quelli che erano i discendenti dei Monti Veritani, di questa gente, i quali mi avevano aspettato con coltello tra i denti, avevano detto: no, tu hai preso, hai parlato, hai fatto dell'ironia, hai parlato in maniera così sarcastica di una cosa che è stato per loro è stato il centro di tutto il Novecento. Come dicevo, è vero, tutte le utopie sono passate lì, però bisogna andare anche lì. Cioè, erano personaggi un po' particolari, cioè gente che appunto, che ne so, tra i tanti, andava, dormiva all'aperto e invece delle coperte si metteva delle foglie sul corpo, che gente che danzava nuda dalla mattina alla sera, tanto che i svizzeri, i ticinesi, li chiamavano i balabiot, cioè coloro che ballano biotti, biotti vuol dire nudi, no? Cioè personaggi veramente molto molto folkloristici, c'era di tutto, no? E solo che quelli appunto che io c'era questa comunità, no? Ormai anche quella piuttosto anziana, perché si parla, erano probabilmente i nipoti, no? E tra l'altro io la storia di Monte Verità ho raccontato appunto di tutti, parte di questi personaggi, quindi tutti veri, ma il personaggio centrale è un personaggio inventato, questo Alcide Paleari che ho chiamato. Unico caso, per il momento. Sì, e solo che appunto questa signora a un certo punto, quando finalmente dopo un'ora di battibecche ci siamo alzati, ne siamo andati, lei si è avvicinata e ha detto: e guardi che quel Alcide Paleari non è mai neanche esistito, ma io lo so, gli ho detto, guardi, lo so, è un personaggio che ho inventato. Lei dice: ma anch'io scrivo, avevo questa, era una novantenne, poi mi hanno spiegato che ero psichiatra, e ha detto: ma anch'io scrivo libri. E dico: beh, allora sarà benissimo che in qualche modo la realtà deve essere un po' deformata quando uno scrive un romanzo, no? Dice: no, i miei sono ineccepibili. A quel punto non sapevo più cosa dire. Quindi, però alla fine l'ho difeso quel libro, perché naturalmente ha molti difetti, ma secondo me, poi ogni tanto, e mi è successo anche stasera, trovo qualcuno che dice: ma che è un bel libro, bellissimo. E ci sono anche dei lettori che lo considerano, anche Alcide, il nostro amico Alcide Pianatozzi mi parla sempre di quel libro come uno. Ma per me non è così, secondo me è un libro, come ho detto una volta, è una bella storia, forse ci voleva uno scrittore più bravo di me. Vabbè, i conti restano aperti tra il Carlo Brandosini e sul Monte Verità, è uscito quest'estate, penso a luglio, sulla Repubblica, dei raccontini, sono usciti dei raccontini di Brandosini, uno dei quali lui riprende appunto questa tematica, quindi i conti probabilmente restano aperti. Andrea, se possiamo fare un paio di domande? Sì, ok. Lo volevo raccontare perché è una storia divertente, se volete poi la storia del libro Mangiatore di Carte. Io l'ho scritto appunto nel 1989. Allora facciamo, dopo averlo scritto, pensai di mandarlo a due editori perché mi sembravano quelli che come tipo di libri potesse essere, potevano inserire, avevano collane in cui il mio poteva starci bene. E che era Sugarco e Severio, che all'epoca non era il Severio di adesso, quello che vende tanti, ma un piccolo editore che aveva appunto la sua collana, che poi era a memoria, era solo quello, più o altre due. Comunque, mandai questi due libri, cioè mandai quei due manoscritti a questi due editori.
mi, a un certo punto mi contatta Sugarco, dice vabbè, lo vogliamo fare, contento, benissimo, lo facciamo. Poi il tempo dopo mi arriva una lettera da Sellero, dalla signora Elvira Sellero, che dice: non abbiamo mai ricevuto risposta a una, mia, a una nostra lettera in cui ci dicevamo convinti e volenterosi di pubblicare il libro. Ma cos'era successo? All'epoca io vivevo in questa casa, io e un'altra persona che vivevamo in questa casa, e io avevo una lunga diatriba con il padrone di casa, che non entro nei particolari, comunque il padrone di casa, che aveva una, era proprietario di una serie di appartamenti, e aveva quindi il portinaio, il custode come suo schiavetto, gli aveva proibito di darmi la posta, quindi la posta non mi veniva consegnata. Con delle cose, fu una battaglia, io non so, gli sacchetti di spazzatura, più di uno l'ho lasciato lungo le scale, perché dice, tanto io non esisto. Pure una volta fu una cosa divertente, che mi cambiarono lo scaldabagno, lo scaldabagno che c'era una volta così, e la persona che mi cambiò l'idraulico mi disse: dov'è che metto questo scaldabagno? Guarda, lo metti proprio lì davanti alla cosa del custode, tanto io non esisto. Infatti lui fece finta di niente e non disse nulla, si prese questo scaldabagno e lo smaltì lui. Poi dopo la cosa in qualche modo si risolse, vabbè, io il libro su Gacco andò avanti. Poi a un certo punto scrissi alla signora Sellerio proponendogli una cosa, che non abbiamo fatto neanche quella. Comunque mi dissi, cara signora, io sono a casa, avevo dovuto incontrarci tempo fa, ma il destino ha voluto diversamente, ma non sarò io a lamentarmi di questo destino. Perché? Cos'era successo? Quando io ero andato da Sugarco, il direttore della collana, che si chiamava Luigi Guidi Buffarini, disse a una giovane addetta stampa: oh, mi raccomando, stai vicino a questo autore, perché così è un autore a cui tengo, eccetera eccetera eccetera. Quindi stiamo molto vicini, quindi alla fine ci siamo sposati molto vicini. E Gigi, quindi Buffarini, fu il mio testimone di nozze, e questo libro l'ho voluto dedicare a lui, perché purtroppo non c'è più. È un grande amico, e quindi dicevo alla signora Sellero: non posso lamentarmi, il destino ha voluto questo modo, e quindi questa è la storia, un po' è la storia per cui poi, quando ci fu la possibilità di ripubblicarlo, io dissi al mio agente: guarda, dobbiamo fare di tutto per farlo con Sellero, perché è come un cerchio che si chiude finalmente. Se non vuoi raccontare altre storie simpatiche, al momento no. Domande? Posso raccontare la volta che, vabbè, no, che sono arrivato il giorno dopo, questa è anche abbastanza simpatica, con che libro? Ah, con Remonisdo alla sua cattedrale. Di cui non abbiamo parlato, in realtà è un gran libro. E io andai, cioè fui finalista a questo premio Luca dei Lettori, solo che ci andai il giorno dopo. era una cosa incredibile, perché poi era l'epoca dove non c'era il telefonino, qui non c'era il telefonino, quindi niente, non ci si poteva comunicare, no? Cioè non si comunicava come adesso. Quindi io e mia moglie prendemmo, abbiamo fatto un giro in Toscana, perché la premiazione era a Lucca, e poi il giorno sabato, siamo andati in un parcheggio, ci siamo messi, siamo vestiti, io con una bella giacca che mi costò anche quello, non come risotto ma quasi, e andiamo in questa bellissima villa di Francesca Durante,
quindi si faceva appunto questa premiazione. Io dico, beh, forse è un po' questo, sono le 8, non vedo nessuno. Arriviamo lì, non c'è infatti nessuno. E vedo arrivare Francesca Duran in blue jeans, dico, ma forse, ma adesso vi presentate, dico, ma sono un po' in anticipo. Ma no, no, il premio era ieri sera. Era successo, dice, appunto, che io avevo scambiato il venerdì con il sabato, e loro avevano passato, dice, tutto il premio, non abbiamo fatto altro che parlare di te, che telefonare agli ospedali, alle cose, perché sai, non si poteva, perché a casa non rispondeva nessuno, non c'era appunto il telefonino, e quindi questa è stata la storia del mio mancato premio. C'erano delle mani in sale. Sì. Dunque, volevo chiederti, rispetto a questo libro, siccome il tema è quello, abbiamo detto, della bibliofagia, e nella letteratura ci sono diversi, diciamo, esempi, ma il primo è addirittura biblico, volevo sapere se, cioè, c'è la storia di Ezechiele che mangia il rotolo. E questo non lo sapevo. Ah, ecco, quindi la domanda è già, volevo sapere se c'era un di questo tipo. Però, hai parlato però di c'è un eco in eco, ah, perché no. Praticamente c'è, no? Questo bibliotecario Jorge Burgos che ricorda qualcosa che mangia effettivamente questo testo che era tipo un codice di, non mi ricordo, Davide, tu lo sai, un codice di, non te lo ricordi, vabbè, di Aristotele sì, della poetica, secondo libro che in realtà è tipo un falso, nel senso non è arrivato a noi. E quindi sì. mangia questo testo su cui in realtà, se volete leggere il nome della rosa, l'ho spoilerato, chi se ne frega, gira tutta la vicenda del nome della rosa, forse vediamo se il nome della rosa... No, quello mi era conosciuto io. Però quello di Ezechiele no. Se ne parla anche Kish a un certo punto nei suoi libro, diciamo, di saggi. Era interessante perché in realtà lì la carta non viene mangiata per... libido, diciamo così, ma si è costretti da... Quindi era interessante per questa ossessione che ha il tuo personaggio, che ha Biren, come qualcosa che è costretto a fare dalla propria natura, diciamo, è però una cosa per cui prova piacere, ma in realtà è anche appunto condannato. Questa domanda è Rate, ne faccio un'altra, volevo chiederti, rispetto al nuovo libro che appunto stai scrivendo appunto su Rimbaud, sì, siccome l'8 marzo, quindi è già scritto. Siccome Rimbaud è nella letteratura contemporanea francese il singolo personaggio più biografato di tutti. 8.000, 10.000... Negli ultimi 20 anni sono stati scritti tantissime biografie, sì. Da Rimbaud le Fils di Pierre Michon ad altri, eccetera. Volevo sapere se invece... al di là di Rimbaud, ma in generale, tu hai dei riferimenti tuoi contemporanei, italiani o altri, oppure i tuoi riferimenti sono quelli che hai citato, da Borges ovviamente, Kish, Aub, il cui libro è meraviglioso, per cui anche lì ci sarebbe da fare anche molti aneddoti. Sì, guarda, il più contemporaneo di tutti, che io considero sicuramente uno dei scrittori più importanti, sono scrittori più importanti degli ultimi 30-40 anni, è Bolaño. Guarda, è come una specie di Bolaño, Borges, Globo, ognuno è come una catena che si tiene, no? Ognuno sembra anticipare quell'altro. Uno scrittore, non so se abbiamo parlato, forse tu l'hai detto, che è importante per me, che è stato importantissimo, è Alberto Savigno. Alberto Savigno, che era questo scrittore non così conosciuto, ma che è uno scrittore magnifico per me, perché tanta ironia. È uno di quegli scrittori che per me è anche terapeutico, perché se io sono in un momento di malinconia o comunque un momento di malumore, a me basta aprire una pagina di Savigno. Lui stesso poi diceva non riesco a non essere felice, e lo si capisce anche da lettore, dalle sue pagine, perché traspare. Biografo anche lui, peraltro. Biografo anche lui, certo.
narrate uomini la vostra. Certo, lì. E ti dico che forse uno dei libri che ha ispirato più il mio Bela Lugosi è stato Maupassant dell'Arthur. Perché anche lì sai tante note, poi le sue sono maniere, sono divaganti, sono come poi pronuncia maniera comica, da cominciare dall'epigrafe, no? Cioè l'epigrafe di Maupassant dell'Arthur è Maupassant, un vero romano, Friedrich Nietzsche, nota di cosa, dice questa definizione di Maupassant data da Nietzsche, che non si capisce cosa voglia dire, io non l'ho mai dimenticata. È vero, si possono capire, ma questo ma è straordinario, già dall'epigrafe si capisce cos'è tutto il libro, è un libro splendido, io l'ho trovato magnifico. Poi a Savinio tutti rimproveravano una cosa incredibile, ma che era troppo intelligente. Quanti gli dicevano, sei troppo intelligente, non potrai mai avere comunque il successo, l'eco, eccetera, che possono avere altri. Ma era uno scrittore magnifico, veramente. Per esempio, anche l'ultimo libro che è stato pubblicato, che è Il signor Dido, che io lo considero veramente un capolavoro, è un libro che è fatto di una serie di scritti che lui aveva pubblicato su giornali, ma che però messi potevano avere una loro coerenza, perché parlavano sempre di questo fantomatico signore che ogni tanto si chiama Dido, ogni tanto si chiama Dodi, ma che aveva appunto una coerenza straordinaria, questo personaggio che potrebbe essere paragonato, anche secondo me, anche superiore al più celebrato Monsieur Test di Valéry. Cioè, Assadino è uno scrittore che se l'avessero avuto i francesi, ma ci sarebbero i monumenti in tutte le città principali di Francia. Da noi, vabbè, se qualcuno dice, ma sì, il fratello di Giorgio De Chirico, ma era un genio, era anche un grande pittore, ma soprattutto uno scrittore unico, secondo me. Altre domande? Silenzio imbarazzante. Va bene. Allora, se non ci sono altre domande, noi possiamo concludere questo incontro ringraziando la Libreria Saggi, i librai, voi che siete venuti in tanti, e soprattutto il Nazzasini. No, sono io che vi ringrazio perché siete veramente tanti. Non sono abituato a così tante persone. Sono dei cuori buoni, di cui sono molto orgoglioso. Grazie per essere venuto. Grazie a voi.